Oh, bentornati a questo nuovo podcast di IBJJ. Siamo qua con Daniele Piso, il mostro sacro della Summer Week. Mostro perché è Benvenuto. brutto. Allora, Daniele, che piacere ritrovarti. È tanto tempo che non ci sentiamo. Come stai? Ciao Marco, mi fa molto piacere rivederti, risentirti, anche se siamo sempre in contatto. Molto bene, sì. Sono contento. Allora, BJJ Summer Week. A quale edizione siamo arrivati? Allora, siamo alla nona. L'anno prossimo sarà un anno importantissimo perché sarà la decima, intanto cerchiamo di fare la nona, quindi ormai è, possiamo dire, una tradizione. Assolutamente sì. Noi ci siamo conosciuti, diciamo così, molto bene in questa vostra avventura. Italian BJJ deve tantissimo alla BJJ Summer Week, ci siamo molto divertiti, poi ovviamente affronteremo il discorso Ci siamo karaoke. divertiti e ci divertiremo ancora tanto, nel Esatto, senso che poi noi abbiamo sempre avuto questa propensione per legarci a dei progetti che sono stimolanti da un certo punto di vista e anche che arricchiscono. Italian BJJ è dagli inizi un progetto che abbiamo seguito da lontano e poi in realtà molto più da vicino perché ci piace molto, è un bel progetto, ci sono dei contenuti che insomma, sono molto interessanti e devo dire, tu sei stato l'anima di molte edizioni, anche di molti karaoke. soprattutto karaoke, Esatto. sì. Sarò grande, vedrai, dammi spazio e dopo mi dirai. Abbiamo la stessa passione, devo dire che con Marco abbiamo la stessa passione per il trash italiano, che viene fuori in esibizioni che sono piuttosto discutibili, ma anche molto divertenti. Ma sì, allora io mi ricordo la prima volta che ci sono delle cose tipo pistole. Dai, le pistole. Pistole. E quando c'è il tizio del karaoke che ci ha visto, vi prego, quest'anno non fate Quest'anno non pistole. fatele, No, cioè è andata tranquillo. malissimo. Tranquillo. E poi la musica italiana, quando io la prima volta sono venuto, mi ho detto andiamo a fare il karaoke, figo. Ma poi canti? Canto. Cioè io ancora ogni tanto mi vado a rivedere i video e veramente ho un ricordo. Assolutamente. Oltre che il jiu-jitsu, che Sì, chiaramente è il sì. nostro trade union, l'amore Sì. per il jiu-jitsu sempre. Ma insomma, la BJJ Summer Week diciamo che è stato il punto di svolta per questo genere di eventi, cioè nel senso ha detto ok, allora il camp si fa così e poi tutti quanti si sono accodati. Ma devo dire che è un tipo di esperienza in cui ci siamo ritrovati, nel senso che poi quando è partita nel 2016 partiva dall'idea di poter, noi viviamo in Sardegna, quindi siamo piuttosto isolati, partiva dall'idea di poter ricreare una situazione che fosse importante a livello di esperienza per poterci confrontare con insegnanti e atleti, praticanti e anche amatori, e fosse un momento per poterci ritrovare tutti insieme e non fosse, per esempio, il momento che normalmente è molto più teso, che è quello del palazzetto e della gara, o il momento che è quello della propria accademia, dove diciamo si vivono degli aspetti che sono degli aspetti anche legati al team, a come ci si organizza, che sono molto diversi dall'esperienza dello stare insieme, fondamentalmente. Assolutamente sì. Indubbiamente il jiu-jitsu, oltre a caratteristiche che sono stracomuni e stranote più che altro a livello di benefici, ha diciamo, questo dono importante che è quello che crea legami di base, crea legami che sono anche legami molto importanti e unisce persone che normalmente sarebbero molto diverse per le vite e per le cose che fanno. Questo, diciamo, è il segreto del nostro evento. Noi siamo partiti da un'edizione che era un'edizione fatta in casa, dove letteralmente portavo io le persone al palazzetto col furgone, e poi ci siamo ritrovati in un evento che è diventato, che poi è stato costruito dalle stesse persone che partecipavano. Sicuramente è l'evento di riferimento, cioè se uno oggi vuole creare un evento, sicuramente si rifà
Allora, quello devo che. dirti che attualmente è il camp, inteso come camp, quindi non raduno di accademie o raduno, diciamo, politico di team, Certo. è l'evento inteso come camp di Jiu-Jitsu più grande del mondo e possiamo dire che un po' ha creato un modo di fare quel tipo di evento che viene utilizzato anche, è un format che Sì. viene E utilizzato anche da altre organizzazioni. ecco, sicuramente avere un evento di questo calibro che poi proprio viene riprodotto, ecco, è sicuramente motivo indubbiamente di orgoglio. E la Summer Week è un progetto che funziona e di conseguenza quest'anno come ci stupirete? Ah, questo è sempre il compito più difficile. Allora, quest'anno intanto ne approfitto per dire che siamo già 600, quindi contiamo molto presumibilmente di arrivare agli 800, se non 1000. Questo dovrebbe essere il nostro punto d'arrivo, il che trasforma l'evento in qualcosa di diverso ancora. Quello che abbiamo potuto osservare a proposito della domanda che fai è che ogni anno succede qualcosa di diverso che cambia anche la natura dell'evento. Quest'anno abbiamo raddoppiato il numero dei professori, che sono 24, tra cui abbiamo visto l'anno scorso che ci sono due linee molto interessanti. Da una parte i mostri sacri e i campioni, che sono quelli che noi chiamiamo, che fanno insomma l'hype più grande. Quest'anno abbiamo già annunciato Gutenberg Pereira, c'è Michel Nicolini, c'è Vittor Shaolin, c'è Demian Maia, c'è Kainan Duarte, questi solo per dirne alcuni, però accanto a questo l'anno scorso abbiamo visto che era molto interessante sviluppare una linea legata per esempio al Jiu-Jitsu italiano, a cui noi teniamo, delle volte siamo stati un po' sacrificati da questo punto di vista, anche se abbiamo sempre avuto i nostri nomi forti come Dario Bacci, Luca Anacoretta, Marco Bancone, che sono dei nostri amici e li stimiamo moltissimo, però abbiamo deciso di dare un po' di spazio anche a quelle realtà italiane che sono nello scenario internazionale poco conosciute ma molto solide e dargli uno, come dire, anche come dire, uno spazio. Già dalle prime edizioni abbiamo sempre avuto dei nomi illustri a cui teniamo tanto, Federico Tisi che è stata l'anima di molte edizioni, Luca Anacoretta, Dario Bacci che è assolutamente presente, Marco Bancone. Quest'anno e già dall'anno scorso abbiamo dato spazio anche ad altre realtà che sono potenzialmente molto importanti e spesso non hanno molto spazio per poter, diciamo, a livello internazionale, ma sicuramente valgono moltissimo. L'anno scorso abbiamo avuto Nicola Donadio, Bernardo Serrini, che è sicuramente noto anche a livello internazionale. Quest'anno riconfermiamo Andrea Lavaggi, che è un'istituzione nel no-gi. L'anno scorso abbiamo avuto per esempio Paolo Strazzullo, quest'anno avremo Nicola Ferrari, riconfermiamo Ivan Tomasetti e tanti altri, proprio nell'idea di promuovere il giudizio italiano che vale, il giudizio italiano che secondo me è uno scenario potenzialmente molto ricco di Personaggi. cose, di valori e di risorse e che ha bisogno proprio di essere, come dire, valorizzato. Noi italiani spesso abbiamo questa tendenza di considerare quello che viene dall'estero migliore, e chiaramente non tutti, invece per una volta possiamo dirlo che il giudizio italiano è sano e sta anche molto bene. Sì, assolutamente, assolutamente. Se non altro è anche ricco sicuramente di iniziative. Dice Sì. Summer Week vede. Fa vedere a tutti quanti, insomma, che ci abbiamo sia del materiale tecnico da condividere, ma anche delle buone idee. Assolutamente. E come novità mi ha fatto pensare a una cosa. Quest'anno noi già dall'edizione, due edizioni fa, abbiamo ospitato il Polaris 20, che era stata un po' una scommessa per cercare di vedere questo aspetto, diciamo, del jiu-jitsu professionale, del jiu-jitsu competitivo e metterlo nella cornice, per esempio, della Sardegna, che è una cornice interessante da questo punto di vista a livello proprio di ambiente. E quest'anno sicuramente una cosa che abbiamo già confermato e sarà molto interessante, ci saranno le semifinali e le finali di Ocean, che è diciamo, la nuova formula che Luigi J.J. ha tirato fuori, che è veramente interessante, molto stimolante a proposito del giudizio professionistico e in Assolutamente. direzione di quel
di quella situazione lì, giudizio di intrattenimento e giudizio professionistico, e sarà molto interessante vedere le fasi delle semifinali e le fasi finali proprio nella cornice della Summer. Ma accanto a questo abbiamo altre due situazioni che stiamo chiudendo, che potrebbe trasformare il palcoscenico della Summer Week anche in un palcoscenico importante per quello che riguarda proprio le competizioni. Non vi dico ancora niente perché ancora non sappiamo nulla, però accanto all'Ocean potrebbe esserci qualche altra mina di quelle che fanno piacere. Come diciamo. Si dice, non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Esatto, però ci sarà da divertirsi. Bello, bello. Beh, questo è molto importante, comunque sia anche avere questo onere di essere l'evento di riferimento, comunque sia vi spinge a dover inventarvi sempre qualcosa di nuovo. Sì, e devo dire che in questo processo è fondamentale la figura di Emanuele Frongia, che non è qui con me, ma devo ricordarlo perché forse il vero mostro sacro è lui, perché ha una testa. È il fantasma dell'opera. È il fantasma dell'opera, esatto. È il vecchio nella stanza dei bottoni, nel senso che grazie alla sua testa vulcanica noi riusciamo ogni anno a inventarci qualcosa per rendere l'evento accattivante e che possa essere di interesse sia per i veterani, che ci sono persone che vengono già dalla prima edizione, sia per le persone che si avvicinano. E questa forse è la sfida più grande, in quanto il format potrebbe sembrare sempre uguale, annoiare, in realtà ogni anno ci dobbiamo, come dire, interrogare su creare degli stimoli nuovi. Ragazzi, io, Daniele, ti ringrazio e spero, come ogni anno, di essere parte di questa cosa. Grazie a te, Sberla, io spero di vederti, perché gli ultimi anni, diciamo che le tue vicissitudini, che poi in realtà hanno portato delle realtà fighissime, sono state un po' impellenti, però, cioè, devo dire, a parte sul tatami, che chiaramente manchi, ci manca anche il karaoke di un certo genere. Ma soprattutto il karaoke, a me quello che manca più di tutti è fare il karaoke alla fine. Sì, manca menarci, se tu manchi, sì, lo sai, sì. Ci siamo menati un sacco, sì, ci divertiamo, sì, moltissimo, sì. Si sente un po' la tua mancanza. Quindi mancate anche voi, io spero di liberarmi, lo sto riprendendo con questo progetto con estrema difficoltà, sempre di più, spero di riuscire a essere più presente come facevo prima. È un processo che ci vuole un po', ma ecco, insomma, ci, certo, sto lavorando. Assolutamente, ma noi siamo sempre lì pronti, esatto, ad aspettarti. Dai. Poi, Daniele, grazie, saluto a tutti. Grazie moltissimo, grazie a voi ragazzi per questo spazio che ci avete offerto un po' per promuoverci e per raccontarci, e in bocca al lupo per il podcast che sembra fighissimo. Grazie, grazie, sta andando molto bene, il podcast è una cosa che sta andando molto bene, sono felice, ho dato anche qui una sferzata nuova a questo progetto che sta evolvendo, sta diventando sempre più solido, io anch'io mi sto muovendo verso altre direzioni che ancora non dico per scaramanzia, però insomma... Andiamo, stiamo andando. Grandissimo. Grazie. Un abbraccio grande. Ciao ragazzi. Ciao, 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 un abbraccio.